Qui al microfono di RTZ Radio Punto Zero siamo in Maria in compagnia di Ogni Gioia. Ci ha raggiunto un'amica davvero speciale di Radio Punto Zero, Nunzia di Petra, centro estetico. Ciao Nunzia, come stai? Ciao ragazze, sono contentissima di stare qua perché dovete sapere che per me Radio Punto Zero non è una radio, ma è la mia famiglia. Ci fai vedere gli occhi a cuoricino, anche noi siamo contentissimi di averti qui, realmente proprio la presenza di questa piazza. È vero, Nunzia, tu sei una persona speciale, anche una professionista bravissima, noi ti ringraziamo ovviamente per il supporto che da sempre ci dedichi, ma parliamo un po' di te, dei tuoi prodotti, dei tuoi progetti. Iniziamo subito dal primo, di cui vai molto orgogliosa, il tuo legame con Napoli, che ti ha portato a creare, diciamo, una linea di prodotti legati a Napoli, Napoli Lab. Ci vuoi parlare un po' come è nato questo progetto? E soprattutto come possiamo andare ad acquistarli? Allora, innanzitutto sono ideatrice anche di un'altra linea, che è una mia completamente biologica, perché abbraccio questo mondo del bio da sempre, essendo anche un erborista. Ma l'idea di Napolab mi è nata semplicemente ascoltando le canzoni classiche napoletane, per cui la particolarità di questa linea è di avere appunto dei nomi speciali come Sinizio, Flemmana, Sciamposa, Carracino, e che sta ricevendo un certo apprezzamento soprattutto da parte del pubblico straniero e del nord Italia. Quindi stai passando un po' a Napoli in tutta l'Italia e anche fuori dall'Italia. Fuori dall'Italia. È possibile acquistare la mia ovviamente sul mio shop online www.biotatuaggio.net/shop. E devo dire che anche in questa occasione, questa del Social Festival, ci stiamo divertendo un po' a regalarla ai nostri ospiti. Fare scoprendo il successo che merita, quando hai nominato il tuo sito, il tuo shop, hai parlato del bio tatuaggio, che io so essere il tuo cavallo di battaglia. Puoi parlarcene un po'? Sì, allora il bio tatuaggio nasce circa 5 anni fa, quando divampava la moda del microblading, quindi il trucco cromatico semipermanente che a me aveva fatto parecchi danni alle donne, per cui si cercava disperatamente una soluzione naturale, e il biotatuaggio per me sicuramente è stato un modo per apprezzare di recuperare tutti i peletti senza danneggiare la pelle con cicatrici, e quindi noi ci dedichiamo specialmente a riguardo, andando a ricreare quasi completamente la cavata capigliare con le mie. Perché tu sei una vera e propria professionista che ci tiene tantissimo, non solo ovviamente ad avere e offrire prodotti naturali, ma soprattutto di altissima qualità. E un'altra cosa che vi voglio svelare, ascoltatori, è che Nunzia ci tiene tantissimo anche ai giovani e soprattutto alla formazione dei giovani. Tu fai anche dei corsi e anche il tuo team è composto da super giovanissimi. Allora, quanto è importante per i giovani anche conoscere quello che è il naturale, il bio, anche come dicevi tu, ma magari si fanno tecniche che poi vanno a rovinare, invece magari c'è tutto un mondo che tu ovviamente ne sei ovviamente la portatrice, perché i giovani devono affacciarsi a questo mondo? Sicuramente il mio staff abbraccia la mia stessa teoria, il mio stesso amore per il naturale, ma devo dire che negli ultimi anni il bio è veramente apprezzato da piccoli e da grandi, quindi al di là del mio staff che ovviamente mi sostiene in questa impresa, devo dire che anche da parte del pubblico in generale sto riscontrando un grande piacere nell'acquisto di tutto ciò che è green, biologico, senza conservanti, senza chimica, insomma. E per me anche ovviamente è una cosa che è importante, insomma, mantenere questo equilibrio. E noi ti ringraziamo di essere stata qui ai nostri microfoni, ma soprattutto ti ringraziamo per la lunghissima amicizia, ma non dico solo amicizia, sorellanza che hai con tutto il team di RTZ. E per chiudere, vogliamo ricordare dove tutti gli ascoltatori possono seguirti sui social? Sì, potete seguirmi su Instagram, Facebook e tutti i social che esistono, TikTok, su Petra Centro Estetico, ma anche su Bio Tatuaggio Petra. Allora, perfetto, dovete tutti andarla a seguire. Noi intanto continuiamo con la musica, ti ringraziamo di nuovo, un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao Petra. E venuteci a trovare qui al Social Work Film Festival.